Liberare il mare dalla plastica. È iniziata questa notte a Porto Torres in Sardegna, ma continuerà per tutto il giorno l'iniziativa promossa dal Parco Nazionale dell'Asinara col sostegno del programma LIFE della Commissione Europea. In sostanza una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti in mare con la collaborazione dei pescatori professionisti. Il racconto di come è andata dalla nostra inviata. Una notte fredda con il sale che si attacca ai vestiti, il sonno che ti assale. Siamo stati oltre 12 ore sul peschereccio Saturno. I pescatori qui a Porto Torres hanno deciso di aiutare l'ambiente e di raccogliere e portare a riva la plastica impigliata alle loro reti. Scendono i cavi in acqua, oltre 300 metri di cavi. Ora inizia lo strascico. Noi dobbiamo andare all'incirca 9 miglia distante da Porto Torres. Buttiamo giù le reti e proseguiamo lenti. Tutta la notte, per 5 volte, buttiamo la rete e tiriamo su, con il suo carico di esseri viventi e con loro fili di plastica e bottiglie. Ma come sta cambiando il mare? Giovanni Sanna, comandante di Saturno. Tanta spazzatura, c'è di tutto, da cavi d'acciaio, da cavi, cavetti. Francesco invece è responsabile della sala macchine. Da quanti anni trovate plastica in mezzo al pesce? Da quando ho iniziato a fare il mestiere del pescatore. Poi c'è Lamine del Senegal, a 65 anni, tra 2 anni ci racconta, andrà in pensione. Da Porto Torres, Elena Baba, GR1. Abbiamo preso tutto questo popò di rete, così, e più abbiamo preso questi sfilacci qua che utilizzano le lampare. Queste servono per ancorarsi con la barchetta dalla luce, poi tagliano per essere più veloci, per chiudere il pescato che c'è. E questo lo lasciamo a mare e lo prendiamo noi. Che gentile. E di questa roba qua ce n'è parecchi. Delle bottiglie belle. E dei pezzi di nanse. Sono pezzi di raccolta. Queste sono pezzi di nanse. Sono delle trappole per i pulpi. Lasciati a mare, persi a mare. Che poi veniamo noi a ritirare. Barattoli. Da quanti anni pesca? 36 anni. In 36 anni quanta spazzatura avrà raccolto? No, raccolto è da poco che stiamo facendo questa roba qua, perché ci stiamo accorgendo che lo stiamo inquinando troppo il mare. Non solo noi, ma tutti quanti assieme. E quindi adesso piano piano cerchiamo di tenercelo pulito il più possibile. In 36 anni quanta spazzatura le sue reti hanno raccolto? Parecchia, parecchia. Cose più strane che... Gomme, anche delle lavatrici. Lavatrici, sì, frigoriferi e tutte queste belle cose qua, parecchie, parecchie. Grazie. Più si avvicina a terra, più roba si prende. D'accordo. Oh, a voi. Che hanno raccolto e pulito il mare. Adesso vediamo un po' di cose che hanno trovato. Guardate quello che ce lo fa vedere. Questa è la carne sinto, guarda come. Densa di palamico. Queste sono da pesca, sempre roba. Questo qua, ad esempio, è la pesca ombra che li fa queste cose. Buttano la pietra per non buttare l'ancora, per fare in fretta andarsene, tagliano e questo rimane sempre a mare. Questo, oltre a tirare danno, perché anche in questo caso qua può rimanere impigliato negli eli, che pensate agli animali che rimangono impigliati in questo, perché se entrano qua dentro, per esempio un animale, si porta via tutto questo, magari anche il masto che c'è incartato, e nel caso di tartarughe marine, per esempio, muoiono perché non riescono più a risalire. La stessa cosa accade con la stella di bambini, e sono dannosi, molto dannosi. Questo è solamente una piccola parte di quello che si trova in mare. Hanno detto, mi hanno detto, questa è la cosa più strana che hai trovato. Una lavatrice. Chi è che ha portato una lavatrice in mezzo al mare? E voi chi è che l'ha portata? Io. E perché? Perché deve lavare meglio là? No, perché non sapeva dove buttarla. Ma per te c'è un posto più vicino del mare per buttarla? Sì, forse nessuno gliel' aveva detto. Che quella lì, quella è la morta del mare. È la morta del mare. C'è meglio. Questo è quando mettiamo il panino per andare là sotto. Così mettiamo il panino e questo lo mettiamo.
sono delle cose di piccole distrazioni in alcuni casi che però rimangono per centinaia di anni in mare. Quindi la tua distrazione di un secondo può voler dire che lasci un'impronta, un segno del mare per centinaia, centinaia di anni. Perché loro ci scaricano la parte più grossa che hanno trovato e sono queste nasse. Questa è una nassa che è una gabbia che viene messa sul fondo per catturare polpi. E vengono messe file legate con una cima tra di loro per un po'. Può capitare che per tanti motivi, tra cui il mare nostro, il cima della cima d'Italia, e queste vengono perse. Delle zampe. L'altra cosa tremenda che viene fatta è che molti uccelli vanno sulle spiagge a prendere le piante, a prendere il materiale per costruirsi i nidi. Ma se trovano questo, che magari è un po' nascosto assieme ai resti di... Allora, noi abbiamo, nel mio gruppo, abbiamo trovato alcune bottiglie. Bucce di gelato, le latte, in questo caso la latte di Coca-Cola. Il mozzicone di sigaretta. Allora, molta lenza, accendini. È quasi un chilo. Un chilo. Noi siamo qua perché il Parco dell'Asinara ha investito in questo progetto importante a livello nazionale di pulizia del mare. Parliamo un attimo di un rifiuto naturale, no? Quindi apparentemente è un rifiuto, in realtà non è un rifiuto. Oggi noi abbiamo fatto un'iniziativa importante, vorrei che questa rimanesse nella memoria di tutti quanti e nel messaggio da dare a tutti i nostri amici. Quando noi veniamo in spiaggia ci ricordiamo di come dobbiamo tutelare il mare e gli ambienti che viviamo. Che dire, è una bella idea. Eh? Adesso vediamo se riesco a trovare qualche bandiera, questa intanto me la prendo. Se riesco a trovare un po' di bandiere le mettiamo lì. E quindi poi ho trovato questo. Adesso me la metto in tasca e quando vado a casa la butto. Quindi la prima promessa è quella: non buttiamo niente. La seconda promessa è quella che raccogliamo quello che usiamo. E la terza è che usiamo meno plastica. Bravissimi! Adesso vi chiedo di urlare Cleansy Life assieme, perché questo è come se voi metteste la firma alla vostra promessa al mare. Al 3, 1, via, ok? 1, 2, 3, Cleansy Life! Bravi!